Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo speciale Capodanno. Allora, e sì, sono sempre io che registro. Purtroppo il mio fidanzato è ancora lontano, non può essere fisicamente qui con me. Tra qualche giorno andrò io da lui, però non penso che avrò l'opportunità e il tempo di fare il video. E poi tra un po', non so quanto tempo, verrà lui qui e si starà per un bel po' di tempo. Allora, scusate per le occhiaie, perché praticamente stamattina non ancora mi sveglio, praticamente devo fare le ore piccole perché, sì, è l'ultimo dell'anno, quindi è tradizione. Si aspetta almeno fino a mezzanotte per farsi gli auguri e tutto. E intanto io ne approfitto per fare qualcosa stamattina perché questa casa fa letteralmente schifo. Sì, fa schifo perché l'ultima volta che l'ho pulita è stata ieri mattina, però a me piace tenere sempre tutto in ordine, tutto pulito. Non lo so, sarò anche esagerata, però. Però io la penso così, soprattutto perché avendo degli animali in casa è meglio pulire una volta in più che non una di meno. Tra poco, dopo che ho finito di fare le pulizie, mi cambio, mi metto qualcosa di più elegante. Magari mi do anche una sistematina a questi capelli che fanno proprio schifo, mi trucco, mi preparo perché oggi comunque è un giorno di festa e quindi vabbè, ci vediamo dopo. Eccomi ragazzi, mi sono cambiata, come potete vedere, mi sono anche truccata, i capelli vanno senz'altro meglio e adesso io devo andare un attimo nello stanzino a procurare a procurarmi i cioccolatini e tante cose buone da mangiare perché è la vigilia, quindi diciamo che li avevo conservati per questa occasione. Eccomi, sto uscendo. Fa freddino. Beh, sono uscita senza cappotto perché tanto non è che devo andare in strada, devo solo salire qua sopra e prendo quello che mi serve. Andiamo. Allora, è freddo. Vediamo. Guardate che buono! Dovrebbe essere tutti i giorni festa. E poi vabbè, prendo pure uno, un altro di questi, metto da parte, vediamo. E questa busta. Poi una volta che torno a casa vi farò vedere cos'è. Eccomi, sono ritornata giù. Praticamente cosa ho riportato, come vi ho fatto vedere, queste cose sono deliziose, tutto questo pieno al cioccolato, buonissimo. E poi invece dentro la busta praticamente cosa c'ho? C'ho questi cioccolatini molto natalizi e poi c'ho i fuochi d'artificio per stasera. Più tardi ve li mostro. Per adesso ci sta ancora da preparare, io ho da fare gli antipasti. Adesso preparo con voi gli antipasti. Ecco, primo antipasto pronto, ragazzi. Eccomi ragazzi, ho finito di preparare gli antipasti più o meno 2 orette fa,
Eh sì, non ho registrato perché comunque avevo anche altre cose da fare, dovevo dare la mano in cucina. E adesso, come promesso, vi faccio vedere tutto quello che c'è dentro questa busta. Allora, veramente non ne caccio tutte perché come potete vedere, questa è una fontana. Poi ci stanno dei missili, altre fontane, altre cose per sempre per festeggiare, candeline magiche. Fontane, fontane, abbiamo finito. Allora, sì, lo so che è tanta roba, però in realtà noi, come ogni anno, non prendiamo mai cose che fanno rumore, cioè gli scoppietti, per diversi motivi. Primo, che comunque sono vietati dalla legge. Secondo, perché io vendo gli animali, vendo comunque gli animali, infatti mo il cane sta dormendo, non ve lo faccio vedere perché dorme. Purtroppo loro ci hanno paura, quindi in realtà questo non fa niente, fa soltanto la scena, le scintille, però non scoppia, cioè soltanto che tu lo vedi, ma non senti niente in pratica. E poi vabbè, queste qua sono proprio innocue. Per intenderci che anche i bambini piccoli possono usarle, perché tanto alla fine non ti scotti neanche con queste, non sono neanche pericolose, si possono tenere comunque dentro casa. E io sono molto contraria perché ad esempio qui ogni tanto io salto per aria perché ogni tanto qualcuno, qualche ragazzo, qualche gruppo di ragazzi, meglio dire, accendono quelle micce che fanno un botto e un altro po', e io salto per aria. E sinceramente ogni anno qualcuno finisce all'ospedale per via delle ferite che riporta, perché appunto queste cose sono pericolose, senza contare il danno che facciamo agli animali, ma anche ai bambini piccoli che ci hanno paura. Quindi io è una cosa comunque che rispetto, perché a me piace rispettare ogni scelta che un'altra persona fa, però è una cosa che non condivido e io sinceramente non farei mai, assolutamente mai. Sono le 10, tra poco. Prendi la macchina, la droga farà effetto, lo butteremo nel Mi era fiume e finito di sembrerà mangiare, un'esistenza. adesso si gioca a carte. Bene, signor. Ciao a tutti, quindi che ci siamo. E non dovevano fare rumore. Ciao ragazzi, come vedete mi sono struccata. Sono anche in pigiama e sono a letto perché tra poco mi addormento perché qui praticamente si è fatto molto tardi. Quindi così, e ne approfitto anche per salutarvi. E spero che ci rivedremo presto con un nuovo video. Ciao ragazzi!